Ciao ragazzi e benvenuti nel canale, io sono David e proprio oggi sono andato a recuperare questo che è il volantino delle offerte in corso dal 17 aprile fino al 23 aprile. Ma come mai qua sulla scrivania ho messo questo fornellino da campeggio? Ci stiamo avvicinando alla stagione estiva e ho notato che ci sono alcuni prodotti veramente interessanti per quanto riguarda il campeggio e quindi voglio vedere di cosa si tratta. Lo vediamo insieme. Ma voglio anche fare un raffronto insieme a voi, magari andando a confrontare i prezzi per la stessa categoria di oggetto che si trovano su Amazon. E quindi ragazzi, andiamoci a sfogliare questo volantino della Lidl e vediamo cosa c'è di interessante appunto nei prossimi giorni. Questo lo togliamo, passiamo alla visuale superiore. Iniziamo con materassino da campeggio con schienale, regolabile a piacere, pieghevole, tasca per piccoli oggetti e accessori, con cuscino integrato. Dimensioni 161x53x2,5 cm, 14,99 €. Quindi è un materassino che si poggia a terra con un supporto per la schiena, 14,99 € in due colorazioni, una nera con le bande gialle fosforescenti e una color verde blu con le fasce rosse. Ma qua accanto vedo una cosa veramente carina, l'amaca a 8,99 €. Addirittura nella fotografia vediamo una tipa che se ne sta sull'amaca fissata sull'auto, che sembra tipo un'auto d'epoca. Non so quanto sia fattibile andare a legarla a uno specchietto dell'autovettura, io ve lo sconsiglio, però lei l'ha fatto e probabilmente funziona. Forse peserà 40 kg, se lo provo io sicuramente si rompe lo specchietto. Comunque, amaca in lunghezza 3,10 metri, superficie 200% per una persona, custodia inclusa. Quindi 8,99 €, se ci manca un'amaca, magari se abbiamo un giardino con due piante vicino, ci possiamo fare un pensierino. 8,99 €, niente male. Fornellino da campeggio 14,99 €. Direi un po' meglio rispetto a quello che ho io, che ormai è anche un po' vecchio, però la tecnologia credo sia la stessa. È dotato sia di una lampada per l'illuminazione notturna che del fuoco per poi poterlo usare per riscaldare o comunque cuocere sopra tramite una pentola il cibo. Una cosa che andrò sicuramente ad acquistare è questo tavolino, magari poi vi farò anche una recensione approfondita. Tavolino pieghevole da campeggio, 34,99 €. Non vi dico da quanto tempo voglio acquistare un tavolino pieghevole da campeggio, anche perché quando vado spesso fuori a fare le recensioni devo appoggiare un prodotto, non trovo mai una superficie all'altezza giusta. Questo può essere un valido tavolino da campeggio, dalle dimensioni mi sembra anche abbastanza generoso, 70x70x70, quindi anche bello alto, all'altezza giusta, e dovrebbe essere completamente ripiegabile e trasportabile. Vi voglio far vedere adesso su Amazon tavolini da campeggio cosa troviamo. Questo è grosso, ecco, questo è un tavolino, però è molto più basso, 21,24 €. È vero, sì, costa meno, però è molto più basso. Per avere un tavolino alla stessa altezza possiamo andare su questo, 44,90 €, quindi 10 € più caro. Altrimenti 54,98 €, quindi sono tutti prezzi un po' più alti. Questo che costa 29,90 €, purtroppo però ha il piano rigido e quindi occupa più spazio, mentre lui si dovrebbe ripiegare e insacchettare tutto, molto facile da trasportare. Quindi questo molto probabilmente sarà il mio prossimo acquisto alla Lidl. Vediamo che c'è anche una borraccia e set bicchieri pieghevoli a 4,99 €. Non so se avete presenti i classici bicchieri da campeggio che si piegano, sono fatti a imbuto e sono molto comodi da trasportare. Qui ci danno la borraccia in più il set di bicchieri a 4,99 €.
Ma sembra fantastico. Andiamo a vedere l'oggetto più interessante, anche quello più costoso. È una bella tenda da 4 posti con 3 anni di garanzia. Vediamo un po' le dimensioni. Vediamo dove sono scritte, eccole qua. Allora, 4,55 per 2,60 per 190, quindi a dimensioni generose, 99 euro. Non costa poco. Andiamo a vedere una tenda da 4 posti, tenda da 4 posti campeggio. Vediamo cosa troviamo su Amazon per rendersi un po' conto dell'offerta, se è valida. Questa ha una finestra centrale. Trovo dei prodotti da 260 euro, molto più tecnici, sicuramente superiori, quindi non sono paragonabili. Però vediamo un po' se troviamo qualcosa di simile. No, comunque i prezzi sono tutti molto più cari. Diciamo che questa ha una finestra e 216 euro, però fino a 7 persone. No, direi che sono proprio su un'altra categoria. 79,99 troviamo una tenda per 2-3 persone, però è senza finestra e è sicuramente un prodotto inferiore. Quindi diciamo è un prezzo giusto per questa fascia di prezzo. 99 euro, quindi è compatibile con questo tipo di tenda. Ci viene fornito anche il set di picchetti incluso nella tenda. Vediamo inoltre una sedia da campeggio a 49 euro. Le dimensioni sono 105x65 circa, ha anche un poggiatesta e sembra veramente ben fatta, simil pelle. Qui dicono prezzo imbattibile, li trovi solo questa settimana. Quindi questi equipaggiamenti da campeggio sono disponibili soltanto questa settimana. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Beh, ci sono tutti i prodotti della Parkside, ci sono alcuni prodotti veramente utili, particolari, come per esempio il ventilatore ricaricabile, non l'avevo mai trovato, a 29,99. Questo si ricarica con la classica batteria da 2A 20 volt TIM. Ma cosa interessante, questa pompa compressore ricaricabile. Se abbiamo dei materassini, abbiamo degli oggetti che magari d'estate usiamo al mare, questa può venirci d'aiuto. 39,99 non costa poco, però è compatibile con le batterie 20 volt TIM. Quindi magari se abbiamo già una batteria possiamo utilizzarla per questa pompa. L'ultimo oggetto di cui vi voglio parlare oggi è questa stazione meteorologica in sconto del 30% e il prezzo è di 8,99 euro. Questa la troviamo dal 21 aprile, quindi da domani l'altro. Andiamoci a vedere un attimo le caratteristiche. Lei non ha la stazione esterna di rilevazione, ma è naturale a questo prezzo che non ci sia. C'è un'indicazione della temperatura e dell'umidità dell'aria con funzione minimo e massimo e indicazione del comfort, batteria inclusa. 8,99 euro, sembra anche bellina come display, sembra fatta bene. Beh, abbiamo visto alcuni prodotti a sconto che ci saranno nei prossimi giorni della Lidl, ma adesso tocca a voi, ditemi cosa ne pensate, se acquisterete qualcosa o se qualcosa di questi prodotti li avete già e mi volete dire come vi siete trovati. Beh, vi aspetto qua sotto in un commento, io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto, alla prossima, ciao!